darle una charla. Oh, giusto! Si sente bene? Sto benone. Voleva solo aiutarla, signorina Du. Daring Du non ha bisogno di aiuto. Si è sempre risolta i problemi da sola. Dobbiamo andare con lei! Non l'hai sentita? Ha detto che vuole sbrogliarsela da sola. Non possiamo stare a guardare senza far niente. Sai cosa c'è in gioco? È dal terzo libro che Ahuizotl vuole il dominio del bacino di Tenochtitlan. Vero. Ma nel quarto lei ha sconfitto Ahuizotl e le ha preso il controllo dell'amuleto dell'espiazione, scacciando la magia nera della regina Catwulkels, proteggendo il bacino con lo scudo splendente di Raxdon. Lo scudo splendente di Raxdon è vulnerabile ai malefici degli anelli di Scorgero. Ti ricordo che gli anelli sono stati dispersi in qualche angolo remoto, annullando così il loro potere malefico. Già, ho sempre ammesso che debbano ancora essere recuperati e che l'anello rubato da Caballeron non sia l'ultimo che serve a ricreare la Torre Oscura e la sua influenza. Non ci hai pensato? Lo devi ammettere, la sua osservazione non è sbagliata. Dobbiamo aiutare Daring Du a recuperare l'anello prima che sia troppo tardi. Ah, e va bene, ma ci stiamo lanciando in un'impresa molto, molto più grande di noi. Dovremmo essere prudenti e studiare attentamente un piano. Sto arrivando, Daring Du! Quello per te è un piano! Forza, forza, fatti vedere! Beccata! Eccomi qui, Daring Du! Pronta a vivere le avventure della più grande, valorosa, audace eroina che io abbia mai... Ok, calma, forse è il caso che rifletto un momento. È un'avventura come tutte le altre, niente di che. Stai calma. Ce la puoi fare? Però se mi unisco a Daring Du potrei rischiare di... Wow, mi farò fotografare con lei, le chiederò l'autografo. Ora falla finita. È semplicemente un pony come tutti gli altri. Un pony che semplicemente riesce a battere intere armate di cattivi con nient'altro che i suoi zoccoli e la sua disinvoltura e... Aia, inizia a far male. No! Si fermi! Sei solo tu. Aspetti, non se ne vada. Rifletti. È la tua grande chance per fare colpo su di lei con l'ingegno. Io sono una sua grandissima ammiratrice. Ehi, aspetti, voglio solo aiutarla. Mi creda, posso esserle molto utile, mi dia solo un'occasione. Spiacente, io lavoro da sola. Mi lasci venire con lei solo per questa volta? Nel mio lavoro ci sono cose riservate. E visto che non si sa mai di chi fidarsi, è consigliabile non fidarsi mai di nessuno. Ma solo perché non si fida di qualcuno non vuol dire che non debba fidarsi di nessuno. Senti, non ho tempo per discutere con... Neanch'io, andiamo! Non posso credere di averle dato retta. Si vede che hanno deciso di cenare prima di avviarsi giù per la collina verso il mercato in città. Ho capito! Vuole fare una foto come nel quarto libro alle grotte Oravian. O magari il trucchetto del terzo quando sorprende due tizi e li mette capo con un destro, forse! Ok, sto zitta ora. La osserverò in silenzio assoluto. Allora, come funzionerà l'imboscata?